Eccoci, ben ritrovati. Oggi siamo con la bellissima Valentina Melis. Ciao a tutti. In un'occasione particolare, siamo qui alla festa per i 100 anni del gruppo Hilton al Rome World of Astoria, quindi in un contesto, come dire, vacanziero chic. Allora, molto. Tu che ti definisci mamma attrice, sì, come passerai le tue vacanze, sempre che arrivi quest'estate? Allora, se arriverà mai quest'estate che tanto stiamo attendendo, non lo so ancora. Guarda, io sono veramente quella dall'ultimo momento. Prima, quando ancora non ero mamma, all'ultimo momento, perché di solito gli attori lavorano sempre d'estate, per cui dicevo, vabbè, va a finire che prenoto le vacanze, come spesso mi è accaduto, e poi dopo le devo disdire perché lavoro. Perché adesso che sono mamma, peggio due volte, perché dico, oddio, magari prenoto con la bambina e tutto quanto, quindi all'ultimo. E l'incubo di noi mamme, oppure, esatto, prenoto, oppure magari prenoto, il bambino magari si ammala, ecco, un classico. Un'altra cosa che mi è successa è che prima di avere la bambina andavo sempre all'estero, facevo questi viaggi molto on the road. Adesso con lei sono diventata un pochino più ansiolitica, si può Beh, dire. Beh, chiaro, ormai ci dimentichiamo i viaggi extraeuropei, ne so qualcosa anch'io. Tutti c'è i viaggi a misura d'uomo. C'è il fidanzato che mi sta facendo la story sta sì, dietro. È vero, sì, ecco. E lo salutiamo, ecco, perché questa è una serata in cui non dimentichiamolo. Oltre a voi abbiamo anche un grande protagonista, Albano, che tra breve si esibirà, ecco, live con la sua band. E senti, tu che cosa, al di là della vacanza, per quando devi concederti un momento di relax, che cosa ti regali per te stessa, allora, a livello di benessere? Adesso come adesso, anche farsi un bel bagno, diciamo, che con la bambina è un lusso. Prima, e anche spero adesso che, insomma, la bambina inizia a essere un pochino più grandina, 2 anni, quindi piano piano usciamo da questo tunnel, di solito un massaggio mi piace molto, mi rilassa molto. Ma una tecnica tipo, so che fanno anche il massaggio con le candele come ultima tendenza, molto rilassante. No, non l'ho ancora provato, però di solito quello classico, insomma, rilassante, andiamo proprio sul basic. Se no faccio un po' di meditazione con il mio fidanzato, che lui insegna anche un po' meditazione, quindi cerca di farmela fare. Anch'io insegno yoga, quindi Sono un po', non sono molto in grado di mettermi lì a meditare, però sto imparando. E ho fatto yoga prenatale. Bellissimo, infatti è molto molto utile. Allora ti ringraziamo, ecco, ti auguriamo buona serata, buona estate quando arriva. Speriamo. Seguiteci e continuate a iscrivervi al canale. Grazie, ciao ciao.